Io ho scoperto la mia passione per il cinema da ragazzo. Ero già appassionato, devo dire, di teatro, perché avevo avuto la fortuna di andare a teatro, i miei genitori mi ci avevano portato presto. Poi a scuola ho incontrato un insegnante d'inglese che amava molto il cinema. Ecco, grazie a lei ho capito che il cinema era uno strumento attraverso il quale io potevo dire chi ero. E gli attori mi hanno sempre affascinato enormemente. E quindi, finito il liceo, ho fatto l'esame in accademia, mi hanno preso e da lì è iniziata questa meravigliosa vita. Quello che mi piace del mio mestiere è la possibilità di entrare nelle vite di persone che non incontrerei mai, diventare in qualche modo o avvicinarmi o lambire per un attimo le vite così diverse di persone che non avrei mai possibilità di vivere. E in qualche modo cercare di salvarle, di lottare per loro, anche quando sono personaggi negativi, capire che cosa, di che cosa hanno bisogno, cercare di appassionarmi alle loro vicende e di scoprire quelle che sono le vene nascoste dell'animo umano, anche laddove magari il nostro giudizio penserebbe che non ci siano. E questa è una cosa che mi piace molto, evidentemente sono molto affascinato dagli esseri umani. E la cosa che mi piace di meno è quando non riesco a fare fino in fondo ciò che vorrei, ho il desiderio costante di rifare le cose, forse è sbagliato, però ho un'ambizione rispetto a questo mestiere molto alta che mi è stata data dai miei maestri, che ho avuto la fortuna di incontrare, però probabilmente non ci riuscirò mai, ma continuo a lottare con questo desiderio. E un'altra cosa che mi inizia a piacere un pochino meno, devo dire, è lo stare lontano tanto tempo dalla mia famiglia. Però, insomma, qualche cosa, ovviamente come tutti i mestieri, c'è qualche cosa che non torna, insomma, è già un privilegio enorme farlo per me. E il modo migliore per intraprendere questo mestiere per me è sempre stato uno, cioè studiare. Studiare perché quei 3 anni o più passati all'interno di una scuola sono la valigia di domande che un essere umano si porta dietro e che il lavoro piano piano nella vita ti aiuterà a soddisfare, oppure aumenterà il numero di queste domande. E penso che non ci sia fine a questo mestiere e la scuola e la preparazione, secondo me, sono la cosa che ti fa desiderare di andare oltre i tuoi limiti, di rispettare il tuo mestiere, di far capire che è un mestiere che non tutti possono farlo perché c'è una specificità enorme del mestiere dell'attore e questo probabilmente sarà la risposta a quel rispetto di cui parlavo prima, però anche a far capire profondamente che è un mestiere che ha bisogno di preparazione. Io in questo momento credo che la preparazione sia la risposta a tante cose e sicuramente lo è anche nel nostro mestiere, la preparazione, il capire che cosa sta accadendo, come sta evolvendo, che cosa sta succedendo nel nostro mondo e quale sarà la richiesta, qual è la richiesta oggi, quale sarà la richiesta domani. Ogni epoca ha la sua espressività e richiede il suo linguaggio. La domanda oggi è che cosa ci sta richiedendo in questo istante, quest'epoca, come vuole che le si parli.